Animali e animali, bentornati in questo nuovissimo video. Primo video del viaggio in Malawi. Questo è il primo, domani sul canale di Sabrina ci sarà il secondo. Il giorno dopo ancora di nuovo sul mio canale il terzo. E via così. Quindi un giorno sul mio e un giorno su quello di Sabrina. Saranno tutti vlog fatti insieme. Mi raccomando di non perderveli perché è stata un'esperienza assurda. Godetevi tutto il video e buona visione. Come avete visto poco fa, siamo arrivati in Etiopia, all'aeroporto più che altro perché dobbiamo fare appunto scalo, dobbiamo aspettare 2 ore per poi prendere l'aereo per il Malawi. Siamo partiti alle 11 di sera da Milano, il viaggio è durato tipo 6 ore circa, siamo passati sopra la Grecia, poi siamo passati sopra l'Egitto, dall'Egitto siamo scesi giù e che poi siamo arrivati appunto qua. Non ho dormito assolutamente niente. Lei invece dorme sempre, è incredibile. Il viaggio diciamo che è partito comunque abbastanza bene, a parte il dormire. Sia sull'aereo che qui in aeroporto c'è una puzza di piedi, ragazzi, incredibile. C'è proprio un odore che non ho mai sentito da noi. Non so effettivamente da che cosa deriva, ma vabbè. O è cibo o è puzza di piedi. Dobbiamo ancora capire se è cibo del posto o piedi del posto. O eppure è cibo che nascondono i piedi. Ed eccolo lì, il primo. Lilwonje. Guardate questa sporca bianca. Non regge 5 minuti, quasi quasi io imbarco. Lei la lascio qui. E dai col secondo aereo, se è. Eccoli lì, i miei fratelli. Finalmente siamo arrivati. No vabbè raga, qua è pura magia. Cioè il portacarrelli delle valigie lo portano col trattore. È bellissimo. Vai fratello, porta tutte le valigie a casa. Ci siamo, valigie messe, la macchina c'è e finalmente può iniziare questo viaggio. Siamo in macchina e c'è stato un piccolo problemino perché Sabrina ha cambiato i soldi che ha tenuto insieme a voi, diciamo, e la tipa ha detto ma siete ricchi, come per dire, cioè alla fine abbiamo cambiato un po' di soldi ma neanche troppi. Erano 1500 euro in banconota 5 euro. Che erano quelle che avete raccolto insieme a lei. E si sono messi a ridere tutti, ma qui siamo. Ma voi siete ricchi. Quindi alla fine ci siamo fatti portare le valigie. In dogana purtroppo volevano farci pagare le tasse sulle magliette, le 700 magliette che regaleremo a Dorothy e alla sua community. Anche se noi avevamo un documento che certificava che le 700 magliette andavano in regalo. Con la Save the Children non è che abbiamo scritto noi un fogliettino a caso, alla fine hanno fatto uno strappo alla regola, noi li abbiamo ringraziati dandogli 3 magliette. In cambio, voluto le magliette. Cioè, gli abbiamo dato 3 magliette della loro taglia, quindi insomma, sono rimasti contenti loro, siamo rimasti contenti noi e adesso ce ne andiamo in hotel. Con noi questa settimana ci sarà Willy che ci porterà in giro. Non il coyote, eh. Willy, che è lui e quindi ci porterà in tutte e tre le destinazioni di questa settimana che sono... impreparata. Zebra, blu. No, i posti, le città. Quella, poi andiamo al safari e a Zumba. Ok, quindi dormiremo dentro un safari e poi andremo a Zumba dove c'è non Dorothy. A Zumba, amore, Zumba è il ballo, no, a Zumba. È Zumba per me. Allora, le persone queste qua che sono appena passate praticamente vendono i topolini cotti da mangiare. Oh mio Dio, pensavo fosse lui. Ha detto che, Willy ha detto che sono prelibatezze, sono tipo le nostre salsicce. Sono buone, eh sì. E poi ti inseguono, saluta, ciao. Mangiamo i topolini, amore. No. Comunque, parlando di cose prelibate, appena siamo entrati in macchina ci hanno dato anche il benvenuto. Speriamo che tu enjoy, capito, il tuo pranzo pacchetto.
fatto sandwich. Ah, è che gigante. Un po' di topolini succo, ci sono? No, succo col mio cognome. C'è il seto. Che cos'è quello? È biltong. Willy, what is biltong? The pantry. This. It's beef. Ah, ok. Manzo. Un qualcosa impacchettato che non mangerò. Le pardine e la mela. Perfetto. Buon lunch. Purtroppo molte di queste cose, a parte patatine, succo e probabilmente Smarties, che sono cose già confezionate e probabilmente che non arrivano neanche da qua, volevo dire a mia mamma che ho fatto il vaccino, ma... Non diglielo. Non sono coperto al 100% perché si sarebbe attivato dopo 15 giorni. Il problema è che io l'ho fatto... Quindi io l'ho fatto il giorno prima di partire, quindi effettivamente non sono coperto al 100%, quindi devo stare attento a quello che mangio, quindi tu dovrai fiero di me. Torniamo con le patite. No, torno con le patite. Dai, non posso averla. Lei no, lei si è curata prima, quindi tu dovrai stare fiero di me, mia mamma un po' meno, ma se no non mi avrebbe fatto partire, quindi vai. L'importante è che sia roba cotta, molto cotta, non cruda o al sangue, e l'acqua deve essere... non quella del rubinetto, ma insomma ben chiusa, ecco, presa dalle bottigliette. Per il resto, se seguo queste piccole regole, dovrei salvarlo. Beh, al massimo trovo un altro fidanzato. Non lo fa l'acqua. Io ti lascio in mezzo alle antilopi. Solo farvi notare che Willy non è un pazzo, semplicemente qua si guida al contrario rispetto a noi, quindi tutto nella norma. Ok, questi qua sono, è la loro moneta, il Malawi Kwacha, che questi qua sono 1000, che equivale a 1,25 euro circa, perché 1 euro sono 85 centesimi, quindi più o meno siamo su quella cifra lì. Questo simpatico signore non sappiamo chi sia. Dietro a questo qua e molte di queste banconote qua andranno ai bambini, che Willy ci ha spiegato che se diamo una banconota da 1000 a un bambino già è felice, perché può comprarsi circa 5 quaderni, diciamo, per la scuola. Siamo arrivati al mercato. Ci ha detto che qua vendono canne da zucchero e hanno un sacco di altre cose, si immagino verdura, vestiti. Di qua vendono le sedie, le gomme ripiene. Non so cosa c'è dentro questi sacchi bianchi, però vendono un po' di roba. Eccoli qua, o pomodori. Che comunque tutta è pieno, è pieno di capre, perché ci hanno spiegato che qua è un, diciamo, la loro carne, qua mangiano le capre. Guarda, oh, che skill c'ha quella ragazza lì, come le porta? Sono skillati. Guarda, sono tutti skillatissimi. Anche le bambine. Tutti che portano i secchi in testa senza farli cadere. Sono abilità innate queste. Sarà un lungo viaggio, perché? Che sarà bellissimo. No, oggi adesso in macchina. Saranno 2 ore di viaggio, perché devo sopportarti. No, è perché per arrivare al posto dove devo andare ci vogliono 2 ore e fare anche l'ultimo pezzo in barca. Quindi c'è scritto così sul foglio. Vediamo. Guarda, amore. Comunque, no, ma anche io da piccolo mi attaccavo ai camion. Bellissimo. Fine, amore, prendi anche questi. Vai. Guarda come corrono, appena l'ho visti. For school. Guarda che ne arrivano altri 2, aspetta. Guarda, amore. Dove che arrivano? Oh mio Dio. One for you. Yeah, okay. One for you e one for you. Vai. Cavalli che sono. Ciao. Con Willy abbiamo imparato che Zikomo vuol dire grazie. Thank you. Poi ci hanno detto ciao comunque, però ciao. Zikomo ciao vuol dire grazie. Non si sa perché ogni tot ci sono queste specie di sbarre in mezzo alla strada, ti fanno passare piano piano, ma non ti fermano. Amore, ti ha fatto. Ci ha fatto cosa hai? Cioè, come per dire, potete andare. No, amore, fermiamoci. Devo reclutarli tutti. Non puoi, non sono un giocatore di calcio. Stavano giocando a calcio. A niente. Ce la porta lì tutto. Willy ci ha appena spiegato che tutte queste persone che vediamo in bicicletta con una persona dietro sono semplicemente taxi. Quindi qua non usano le macchine. Mamma, guarda che fatica che fa questo amore.
via. Sto cercando di farvi registrare qualcosa, ma siamo entrati nel rally, nello sterrato. È tutto, oh mio Dio, c'è di tutto qua. Oh, che bello, c'è il carro con i buoi. Il Malawi non ha il mare, quindi, però lo sembra, questo qua è il lago. Siamo arrivati, adesso dobbiamo prendere la barca. Visto che ci sta vento e la barca ci sta aspettando laggiù, dobbiamo toglierci le scarpe, muoverci e farci 20 minuti di barca perché... Aspetta, mi sto ammazzando. È un lago enorme, come se fosse un mare. E adesso mi piglio qualcosa sotto i piedi. Mamma mia, raga. Ma che figata. Ma che figata. Morbidissima la sabbia, che bella. Ma non serve la giacca. Guardate quanto è figa, mamma Africa. Qua bisogna stare attenti perché va bene tutto, ma anche qua c'è un po' di sporcizia e roba. Forse è il caso di tirarsi anche su un po' i pantaloni. Cioè, sembra di stare dentro un film, raga. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Motoscafo. Inverno, quindi nell'acqua. Vabbè che ci sono di giorno 20 gradi, però... Ciao Willy! Raga... Oh mio Dio, raga! 130 Martin Garrix! Si sta buttando in mare! Speriamo che non ci uccida, amore. Siamo due contro uno, nel caso. Ma basta! Si sta volando! Oh mio Dio! Non potete rendervene conto! Stiamo tipo impennando ogni mezzo secondo! Oh mio Dio! Mamma mia, sembra la bagna di Baywatch! Guardala! Cioè, ste impennate non le facevo neanche da ragazzino col motorino. Cioè, raga, a volte cioè, si impenna veramente un botto. Quella che vedete laggiù in fondo è l'isola dove stiamo andando, in mezzo al lago. Ci siamo! Ecco qua l'isola! Ti sei divertita? Ti aspetti nata, eh. Ti sei divertita? Sì, vabbè, ma l'isola dei famosi cosa? Siamo arrivati al Blue Zebra Lodge Hotel. Sani e salvi. Vacanza all'avventura, amore. Mentre ti infili i calzini, faccio vedere io. Oh, senza cadere, forza Sabri. Niente, qua gli insegno fin da piccoli tipo, di mettere tutti i problemi sulla testa, sulle spalle. Sì, poverino, non lo invidio, 30 kg di roba. Questa casa sembra che ha gli occhi e la bocca. Gomma, gomma, scemo, scemo. Tu scema, scema. È tutto molto buio, stiamo andando verso il ristorante, bar e camere. Questo posto è qualcosa di veramente pazzesco, cioè non avrei mai pensato di venire su un'isola in mezzo a un lago in Africa. Qua vi dico soltanto che la cena si fa alle 6, ecco sono scomparso, del pomeriggio. Ok, ve lo giuro, non me lo aspettavo. Lì c'è il mare, qua c'è la camera. Ovviamente per non far entrare zanzare o mosche, roba del genere, si entra. No alla malaria, sia Valsoia. E si entra in questa specie di capanna sul mare, ragazzi, ci sono le sedie, le lampade, il letto. Non ci sono la zanzariera. E ci sono io. Ma c'è tutto, ragazzi, di qua c'è il bagno, col gabinetto, la doccia così aperta, il lavandino. Ci sono anche i gechi, dove sono? Eccoli là. Ed eccoli il geco. Non ci posso credere, ci sta anche il tamburello. Ops. Carbonara. Carbonara. Ragazzi, non lo so se è un pipistrello, un uccello, che cazzo, un airone, quello che sta girando intorno alla luce, ma io, oddio, io non lo apro, non lo apro più, io non esco più da di qua dentro. Ah! Ma cos'è? No, ragazzi, sicuramente un pipistrello. Ah, c'è un piccolo problema. Le luci attirano i moscerini, le zanzare ed effettivamente anche sono tre adesso. Pipistrelli. E il problema è che io devo uscire per spegnerla. Ma io non ce la faccio, raga. Ci siamo appena seduti a cena e
Abbiamo chiesto così per curiosità, visto che sembrava molto silenzioso, quante persone ci fossero quest'oggi, comunque in questo periodo, nell'hotel, che poi non è un hotel, avete visto, sono varie camere. In totale siamo io e Sabrina più un'altra famiglia fatta di tre, composta di tre persone, quindi in totale siamo cinque persone sull'isola, se escludiamo ovviamente il personale. C'è più personale che i turisti. Sabrina ha appena visto, ha le mani nei capelli perché ne vuole tipo 8. Ha detto che siamo a Bush Baby, ma non sappiamo cosa sia un Bush Baby. È un misto tra un koala. Che cacchio è? È uno scoiattolo gigante. Allora, certo che se mi sveglio e me lo trovo davanti mi prendo male, però sembra carino. Bush Baby? Ciao! Ciao cucciolotto! Perfetto, ho googlato Bush Baby ed è uscito Galagidi. Vengono spesso indicati col nome comune Galagoni. Quindi sono questi. Ma da piccolo sei ancora più bello da piccolo. Guarda. Oh mio Dio, quel colore che abbiamo visto è anziano, perché guarda quanto sono belli. C'è anche in cartone animato versione. Animale animale, questa giornata può concludersi qua. Sono i gechi che fanno rumore. Sono i gechi che fanno rumore. Vabbè, comunque ragazzi, in sta stanza c'è di tutto. Animali non animale e bestie feroci soprattutto. Oggi ci sono state davvero tantissime cose. Non abbiamo avuto la possibilità di farvi vedere, ma abbiamo dato anche dei soldini ai paesi, agli oggetti poveri. Da domani si inizierà a registrare un sacco di altri video per portarvi più cose possibili. Da me, la Slort. Non sono Slort. Sì, un po' sì. Ok, un po' sì. Sono veramente in un posto meraviglioso. Grazie davvero a tutti per la visione. Tutti i prossimi video saranno Sashina, quindi saranno un po' sul mio canale, un po' sul suo, ma saranno in... Scusami. Accecami pure, Forse sul suo, visto che adesso l'acceco. Quindi saranno entrambi insieme un po' e un po' su tutti e due i canali. Quindi mi raccomando, seguiteli anche sul suo canale. Avranno dei numeri nei titoli, così capirete quelli che avete visto o no. Come sempre, vi potete iscrivere al centro e guardare altri miei due bellissimi videolati. E noi ci si becca ad un prossimo video. Stay angry. E prima di chiudere, ringraziali per tutte le matitine. Oggi le abbiamo dato le matitine. Grazie per le matitine, grazie per i soldi delle donazioni, grazie per tutto. Ciao cacche.